che la frenesia dei miei movimenti, c'ho una pausa. Però una pausa. Sì, perché sarebbe una pausa questa. Adesso vado a Viterbo. Lo so. Stanotte vado a Milano, poi domani sono a Urbino, poi il giorno dopo vengo a Roma, pensavo di partire il pomeriggio per Palermo, invece vado a fare le notti dei mondiali, che sono la cosa in cui io sono più ferrato di tutti. E quindi forse mi fermo la notte dell'otto, poi il 9 vado a Palermo, Favignana, poi... La notte mondiale vai a farti la semifinale, quale? Sì, boh, non lo so, però mi piace andare a quella trasmissione, perché benché io non sappia niente, vero, di quei coglioni che parlano, non parlano di niente, Zazzaroni, no, perché poteva andare sopra, perché che cazzo è, gente, è tutto inutile. Cioè, si appassionano a delle cose che non hanno... No, ma io voglio fare di più, voglio fare di meno, questo coglione che deve prendere il posto di quell'altro, uno di 71 anni che si chiama... Deve entrare al posto di Diabete. Si fa del calcio. Tavecchio. Tavecchio, Tavecchio. Tavecchio. Quel mondo lì. Chiesa di San Michele Arcangelo. Questa invece è conservata. Sì, però si poteva fare un intonaco più brutto di questo qua, nel senso che. Questa è chiesa di San Michele. Sì, sì. Questo intervento così disinfettato è peggio della rovina. Quindi noi siamo combattuti fra la rovina e il restauro. Ma è meglio così, meglio un muro così che un muro come questo. Guarda questo grigino. E qui sicuramente la sovrintendenza. Sì. No, perché... Tu dici che è una cosa della sovrintendenza? Beh, non aver dato un parere. Sì. Qui ci fu un antico abuso che era irresistibile, che è quello dei garage. Per il resto la sovrintendenza ha posto un vincolo assoluto qua. Soltanto che le capre hanno dato questo colorino... Guarda che bello, questa meravigliosa cosa romana è montata su un pavimento da cucina, è meraviglioso. Perché probabilmente il pavimento è più basso, no? Quindi tu hai una soglia e quindi loro adesso sono costretti a galleggiare su questa roba. Però sono bellissimi come qualità. Sì. E qui hai degli apostoli singolari perché l'affresco è quattrocentesco. Ma l'idea è quella di avrebbe degli apostoli solo con la testa per i bedaglioni. Forse sono santi. Ma queste cose qua di far sentire la pietra sotto, cioè tutte le cose di una volgarità impressionante, però. Professor, guarda, potevamo coprire l'intonaco, ma hanno lasciato la pietra tipo Valcamonica. Hanno fatto un bel capolavoro. Sì. Hanno fatto un bel capolavoro, guarda, messo questa pietra qua. L'ha messo adesso? Sì. Gli stronzi? Sì. Allora l'ha capito. Hai fatto un bel capolavoro. Sì. Con gli investimenti che hanno fatto da poco. Con la sovrintendenza che ti ho detto che andava bene. E l'hanno fatto prima, che hanno fatto gli intoni che non... Vedi che lui è bravo. E vedi, hai trovato un critico d'arte locale. Si è detto da solo. Ed è così che scopri i mostri? Ecco, sì, ciò che sopravvive dall'Italia è quello, come si vede qui, quello che è stato fatto dall'Italia dopo la guerra, che è una devastazione che nessuna orda barbarica mai neanche conosce. Togli gli alberi perché dovessi mettere chissà che cosa, niente da fare, trasformare quella bellissima strada che appartiene alla forma urbis della città negli anni 30, davanti alle poste, che è una piazza accennata più un lungo viale, che è stato molto articolato su
questa spina dorsale degli alberi, per metterci una spina dorsale di cemento armato con archetti quadrati, colorati, di Daniel Buren, il quale è già un modestissimo e incapace artista francese che ha rovinato molti luoghi di Francia e viene chiamato in Italia per rovinare anche questi. La Spezia è l'ultima frontiera, ma io spero che lo arrestino. E poi ho cercato di dire che per quanto Renzi possa fare una rivoluzione, la rivoluzione si fa nei dettagli. E il primo atto, immediatamente successivo alla vittoria delle europee, dopo un giorno, è stato abbattere gli alberi da un sindaco renziano. Ora, se io fossi Renzi, controllerei tutti i sindaci, non è che gli è sfuggito, ma non si può dire che non abbia parlato e che la notizia non sia arrivata probabilmente anche al suo orecchio o di qualcuno dei suoi. Sentito. Comunque bisogna dire che la tutela fatta durante il fascismo con le leggi di Bottai del 39, con la legge, hanno salvaguardato una parte dell'Italia, direi, rispetto agli altri paesi del mondo, noi abbiamo ancora molto del passato, insomma, non tutto quello che servirebbe, e poi con questi continui, si vede anche questo centro storico, attraversamenti di sensibilità vagamente razionalista, di condomini, di colori sbagliati, insomma. Devono spendere invece 3 milioni per distruggere, è questo che è bizzarro, io non credo che questa cosa non debba un tribunale essere, come dire, lampante, il tribunale, non altare, ovviamente, ma un tribunale che valuti se è giusto spendere i soldi in quel modo, anche se sono soldi europei, cioè non è che uno li spende perché gli arrivano, puoi spendere i soldi, d'altra parte quello che è avvenuto con le norme europee ha devastato le strade d'Italia con una quantità infinita di rotatorie, anche per esempio nei luoghi del terremoto emiliano, dove nessuno ha pensato di mettere in sicurezza gli edifici storici, la rocca o le rocche. Riempito di rotatorie contro cui ci si schianta ogni volta. Quello. Qui è strano che non ha colto che qui c'è vento, ci sono le colline qui sopra, sarebbe un posto meraviglioso per metterci le pale eoliche. Sì, però ponerci che arrivi, le pale eoliche, altro tema. Sì. Negli ultimi 10 anni, io sono il primo che le ha combattute, oggi è arrivata perfino una controproposta di Vendola, che era stato uno dei miei obiettivi polemici, il quale si è pentito e vuole rapacificarsi con me, che ha querelato, sono querelato da lui, perché dico, se uno fa, come si chiama, SEL, Sinistra Ecologia e Libertà, cosa ci vorrà capire che in un paesaggio come questo 3 pale eoliche distruggono tutto? Dice, no, ma poi, vabbè, poi non si capisce. Allora il suo assessore sosteneva che occorre sacrificare una parte di bellezza in nome della virtù dell'energia pulita, delle stronzate, in cui hanno indottrinato un bel po' di studenti, perché a scuola insegnavano, io andavo nelle scuole, c'erano degli studenti estremefatti, mi avevano appena insegnato che le pale eoliche erano l'energia pulita, cioè, adesso lentamente c'è una controtendenza e quindi le autorità pubbliche, a partire da Vendola, ma credo anche le professoresse nelle scuole, cominceranno a riflettere che un paesaggio integro è un bene di Dio che non si può alterare, ma per 10 anni abbiamo disseminato il territorio italiano di almeno 5.000 o 6.000 pale eoliche, di cui più della metà tra Puglia e Sicilia, e una quasi ogni chilometro nel Molise. Il Molise può produrre energia per tutta Italia, perché lì non si capisce per quale ragione, ma fate 300-400. Citavi la Corriere di Vendola, tu ne pigli ancora tante. Sì, beh, un po' pensa, non avendo più la trasmissione quotidiana, ho meno querele. Hai meno querele, quindi non devi fare 50 lavori per pagare. Questo è già una buona cosa.